Buonasera e benvenuti. A nome dell'Associazione Giuridica Fabrianese Carlo Galli, saluto il Ministro della Giustizia, onorevole Alfonso Bonafede, il direttore di Micromega, il professor Paolo Flores d'Arcais, le autorità, i magistrati, gli avvocati, le forze dell'ordine e il pubblico presente. Saluto in modo particolare il dottor Giancarlo Caselli e il dottor Sergio Sottani, che saranno anche i relatori dei prossimi incontri, insieme a Rossella Guadagnini, Petra Reschi e Gianni Barbacetto, presenti in sala. Diamo inizio a un convegno che per 3 giorni ci condurrà, attraverso dialoghi e confronti, ad affrontare i temi più attuali della giustizia. La questione giustizia è la questione centrale del nostro Paese, quella dalla quale maggiormente dipende la sua efficienza, la sua autorevolezza, la sua credibilità e la sua crescita, anche in termini economici. Quella che più direttamente incide sulla vita dei cittadini, perché condiziona ogni settore del nostro Paese. Nella questione giustizia ci sono 2 soggetti che troppo spesso hanno abdicato alla propria funzione e al proprio ruolo. E mi rivolgo a lei, Ministro, che rappresenta entrambi, che per entrambi molto può fare. Il legislatore, finora incapace di portare a termine una vera e sostanziale riforma della giustizia, di ridurre e semplificare una miriade di leggi farraginose, spesso inutili, a volte contraddittorie, che lasciando spazio a interpretazioni contrastanti rendono improbo il lavoro di chi la giustizia è chiamato ad amministrarla e che riducono le garanzie per i soggetti più deboli. E l'avvocatura, e questa è un'autocritica, che troppo spesso ha lasciato sulle spalle di altri soggetti il peso e la responsabilità di un sistema inefficiente. L'Associazione Giuridica Fabrianese Carlo Galli è un'associazione di avvocati che ha fortemente voluto questa occasione di riflessione, perché siamo convinti che la funzione sociale della professione forense si esprimi, oltre che nelle aule di giustizia, dove ogni giorno indossiamo la toga, anche nell'impegno sociale, volto a promuovere e a incentivare il dibattito affinché cresca la coscienza civile del nostro Paese. Solo in questo modo noi avvocati potremo svolgere completamente il nostro ruolo, volto a tutelare l'effettività della difesa dei diritti e delle libertà. Grazie al Ministro Bonafede per aver accettato l'invito e a Paolo Flores d'Arcais per aver organizzato e coordinato un programma di così grande rilievo che vede come relatori le figure più autorevoli di diversi temi che verranno trattati e per averlo condiviso con la nostra associazione. Ringrazio l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Santarelli, gli assessori Venanzoni e Scaloni, che hanno reso possibile questo evento, insieme alla Fondazione Carifac, con il presidente dottor Ottaviani e l'Ordine degli Avvocati di Ancona, rappresentato dal presidente avvocato Miranda. Invito il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, a salire sul palco per il saluto della città. Prenderà poi la parola Paolo Flores d'Arcais per dare inizio al dibattito. Buonasera a tutti, io mi aggiungo ai ringraziamenti e sono qui anche per ringraziare l'Associazione Giuridica Fabrianese che ha voluto per l'ennesima volta regalare questo tipo di evento alla città. Non è la prima volta che viene organizzato un evento di questo tipo, ma diciamo che questa volta si sono un po' superati. E grazie a tutti i contatti che negli anni sono riusciti a stringere a livello nazionale, riescono ogni anno, ogni volta che organizzano un evento, a portare qua personaggi di rilievo del panorama sociale e politico italiano, e quindi è sempre un arricchimento per tutti quelli che poi decidono di partecipare. La speranza, andando in avanti, è che questo possa diventare un evento con cadenza annuale, perché no? E con la collaborazione di tutti penso che potrebbe essere veramente un fiore all'occhiello per questa città, e dove ogni anno possiamo tornare qua a riflettere su queste tematiche che, come vediamo, non smettono mai di farci parlare, appunto di farci riflettere. Quindi veramente di nuovo grazie a tutti quelli che hanno dato la disponibilità a partecipare, ad organizzare, perché per Fabriano è un momento secondo me molto importante. Entriamo subito nel vivo della discussione e centriamo proprio con un minimo di doverosi ringraziamenti, perché l'amministrazione comunale è la prima che io devo ringraziare per averci ospitato non solo in questa città,
città, ma in un luogo così ricco di significato, così bello come è questo teatro, e per aver espresso un auspicio che è anche il mio, che ogni anno qui possa svolgersi un incontro dedicato alla legalità e alla giustizia. In Italia esistono ormai centinaia di festival, uno dedicato alla legalità e alla giustizia, all'impegno per la legalità e per la giustizia ancora non c'è, e questo credo che sia significativo di un vuoto, di una mancanza di attenzione per quello che invece io ritengo essere il tema cruciale per la vita civile di questo paese. E allora il secondo ringraziamento, che è per l'avvocato Daniela Gergo, che è veramente stata il cuore di questa iniziativa, e a lei è venuta l'idea e che mi ha chiesto di impegnarmi per realizzarla. Io conosco Daniela Gergo da esattamente 17 anni, 2002, l'anno dei girotondi, l'anno in cui Francesco Saverio Borrelli, procuratore della Repubblica a Milano, inaugurava l'anno giudiziario con un messaggio che credo rimanga, dovrebbe rimanere negli annali della vita civile di questo paese, che terminava con un invito ai cittadini a resistere, resistere, resistere. Io avevo invitato alla fine dell'anno precedente il dottor Borrelli a partecipare a un numero con cui avremmo voluto ricordare i 10 anni da Mani Pulite. Il dottor Borrelli aveva non solo accettato, ma si era impegnato particolarmente nel numero che uscì appunto a inizio anno, verso febbraio-marzo, fu il numero di Micromega più venduto nella storia, insieme a un altro numero dedicato a Dio e con un dibattito con l'allora Cardinal Ratzinger. Questo numero si apriva con un dialogo fra Francesco Saverio Borrelli e Antonio Tabucchi, il nostro massimo scrittore allora vivente. E tutto il numero era di questa qualità. Vendette, ne furono fatte in 2 mesi 5 edizioni, vendette quasi 100.000 copie. La presentazione, diciamo delle presentazioni di numeri come in questo caso, cominciamo con prevedere una sala da 500 posti, e poi, dato la sensazione che avevamo di una voglia di partecipazione che a quel punto si doveva definire popolare, finimmo per presentare questo numero a un palazzo, si chiamava Palavobis all'epoca, ora ha cambiato nome, un palazzo per concerti rock, cose di questo genere, con credo 15.000 persone dentro e 30.000 persone che non riuscirono ad entrare. Fu la notizia, la prima notizia dei telegiornali quella sera e dei giornali il giorno dopo. Questo per dire il clima che c'era solo 17 anni fa attorno alla questione della giustizia in Italia. All'epoca avevamo la sensazione più che la speranza, che davvero si potesse cambiare radicalmente il paese a partire da prendere sul serio la questione della giustizia. Quell'anno, l'anno dei girotondi, finì
con la grande manifestazione del 14 settembre a Roma, Piazza San Giovanni. Nell'intera storia l'Italia fu la seconda manifestazione per dimensioni. E da allora purtroppo le cose sono molto cambiate. E allora a essere ostili a tutte quelle iniziative che segnarono quell'anno, ovviamente in primo luogo era il mondo berlusconiano e i suoi governi, mondo berlusconiano, la Lega era parte integrante, ma ostile fu anche il PD e Massimo D'Alema. E vi era una mobilitazione popolare incredibile proprio perché si sentiva il bisogno di andare oltre quello che voleva diventare un regime, il berlusconismo, e oltre quella che era una posizione sempre più di comodo, che dava tutti i segni di quello che poi fu chiamato l'inciucio. Ricordo queste cose perché per me sono di ieri, per molti anche dei presenti forse, ma sono cose che ormai sono state completamente dimenticate. E se c'è un elemento, io credo, della crisi che vive la democrazia in Italia è dato anche dal fatto che la democrazia entra in crisi quando entra in crisi la memoria. E io ne approfitto en passant per raccogliere l'iniziativa che è stata lanciata da Andrea Camilleri e da altre personalità e ha avuto un'ampia eco su Repubblica, perché non si diminuisca l'insegnamento della storia nelle scuole italiane, anzi lo si aumenti, perché un paese senza memoria è un paese che sta già distruggendo il suo futuro. E credo che nessun tema come il tema della giustizia dimostri questa verità. Mani Pulite era 1992, sono passati 27 anni, il tempo di una generazione, un periodo più lungo di quello che è stato il fascismo in Italia, un periodo doppio di quello che è stato il regime nazista in Germania. Quindi un lungo periodo storico in cui, se si fosse continuato sul piano politico l'azione che sul piano giudiziario aveva iniziato Mani Pulite, e dico Mani Pulite, ma il 92 è stato anche l'anno delle stragi di mafia, dell'uccisione di Falcone e Borsellino, della nascita di un nuovo pool, del procuratore Caselli che parteciperà a questi nostri dibattiti, in cui se la politica avesse assunto l'impegno di proseguire con i suoi mezzi quello che magistrati coraggiosi, ma direi magistrati, facevano nella lotta alla mafia, nella lotta contro le corruzioni, noi oggi vivremmo in un paese completamente diverso, che sarebbe all'avanguardia dell'Europa e che forse avrebbe dato luogo a un'Europa completamente diversa da quella in cui oggi viviamo. E invece la politica, non tutta allo stesso modo, ma purtroppo tutta la politica, anche se, ripeto, con responsabilità differenziate, in questi 27 anni hanno fatto di tutto, non già per rendere più facile, più forte, più energico la lotta di contrasto alla corruzione e alle mafie, hanno fatto di tutto sul piano legislativo, sul piano mediatico, sul piano propagandistico, sul piano delle menzogne, sul piano delle pressioni di ogni genere, per rendere sempre più difficile il lavoro dei magistrati, delle forze dell'ordine e tutto ciò che significa impegno per la legalità. Eppure io credo che sia,
27 anni di distanza da Mani Pulite, più vero che mai, che gran parte dei problemi sociali, economici, finanziari, in parte direi perfino culturali, o certamente di moralità civile, di ethos pubblico, gran parte di questi problemi sarebbero risolti se si affrontasse in modo serio, e oggi in modo serio significa in modo radicale, il problema della giustizia in Italia. Voglio spiegare il perché con alcuni esempi molto concreti e molto pratici. C'è una discussione in atto e sui giornali continua su il fatto che la crisi di governo è sempre alle porte, ma che in realtà nessuno poi la vuole prima della fine dell'anno, perché chi si assumesse il rischio di una crisi di governo dovrebbe poi governare, e governare facendo la manovra di fine d'anno, quelle manovre che ci vengono sempre presentate come manovre lacrime e sangue, molto invise ai cittadini. E si fanno le cifre che sembrano enormi, una manovra da 40 miliardi. Ecco, le cifre ufficiali del costo in Italia della corruzione e dell'evasione fiscale messe insieme oscillano, cifre ufficiali, fra i 160 e i 200 miliardi all'anno, il che significa fra 4 o 5 manovre lacrime e sangue. Se in Italia si sapesse imporre legalità, legalità minima, perché non avere criminalità organizzata e tutti i cittadini che pagano le tasse non sono due cose rivoluzionarie, in un paese democratico dovrebbero essere la base elementare della convivenza. Le democrazie nascono con la rivoluzione americana, la cui parola d'ordine è niente tassazione senza rappresentanza, che naturalmente vale anche all'inverso, niente rappresentanza senza tassazione. Allora, pagare le tasse e non avere criminalità organizzata dovrebbe essere l'ABC di una normale convivenza civile e democratica. Noi non solo non avremmo le manovre di fine d'anno, lacrime e sangue, ma avremmo 3-4 volte le risorse di quelle manovre per rilanciare il welfare, per rilanciare la scuola, per avere asili nido per tutti e quindi per affrontare il problema delle discriminazioni di genere nel loro elemento più materiale e molte altre cose, compreso la riduzione delle tasse per i ceti meno abbienti. Tutte le volte che si propone una riforma ci si sente dire ma almeno ci sono i soldi, si dice una menzogna, i soldi ci sono, basta andarli a prendere dove sono, e appunto corruzione e grande evasione sono i primi due grandi serbatoi di denari dei cittadini che ai cittadini sono stati sottratti. Quindi questa sarà una delle cose implicite, uno dei motivi per cui io per tanti anni ho votato per il Movimento 5 Stelle, perché ripetevano non solo onestà, onestà, ma anche manette ai grandi evasori. Io una legge che metta davvero le manette ai grandi evasori ancora non l'ho vista. Faccio un altro esempio. Il problema della prescrizione. Con la prescrizione si garantisce l'impunità. Il numero di Micromedia che esce in concomitanza con questo convegno si intitola Il paese dell'impunità,
mafia, corruzione e non solo. Credo che sia ormai il quinto numero speciale che noi facciamo sui problemi della giustizia, per dire come ogni volta, a distanza di qualche anno, ci troviamo, ahimè, a ripetere quasi le stesse cose. Prescrizione. Finalmente è stata affrontata per la prima volta e quindi è inutile nascondere questa soddisfazione. Però il Ministro sa benissimo, perché sono le statistiche ufficiali del suo Ministero, che una prescrizione che scatti dopo che vi è stata la sentenza di primo grado comunque garantisce che l'uso della prescrizione a scopo di impunità rimane per circa l'80% dei casi. Quindi è certamente un passo in avanti che il 20% dei casi di impunità attraverso la prescrizione venga meno. Ma io mi domando perché, una volta che si è avuto finalmente il coraggio di affrontare questa incredibile anomalia italiana, perché nella maggior parte degli altri paesi occidentali non esiste, nella maggior parte dei paesi occidentali la prescrizione viene meno non appena vi è il rinvio a giudizio o l'equivalente del rinvio a giudizio nei vari ordinamenti. Ed è la cosa più logica. Una volta che incomincia il procedimento che deve portare a una soluzione, a una condanna, non ci deve essere più la possibilità della prescrizione. E deve diventare interesse di tutti. Magistratura, ma anche avvocati della difesa, arrivare al più presto, senza dilazioni, a sapere se un imputato è innocente o colpevole. Io so che si può dare una risposta, perché naturalmente c'è stata su tutti i giornali, decidere a metà la riforma della prescrizione nasce dal fatto che è un governo di coalizione, quindi evidentemente una delle due forze che del resto è sempre stata a favore del mantenimento della prescrizione per 25 anni, insieme a Berlusconi, lo continua adesso. E però domanda al Ministro, se anche è questa la ragione, perché non è stato detto con energia, con efficacia, noi facciamo mezza riforma della prescrizione, ma noi sappiamo che sarebbe necessario farla tutta per la vita civile del paese. La facciamo a metà perché abbiamo a che fare con un partner, ma noi la vorremmo fare tutta e faremo di tutto perché in futuro la si possa fare tutta, perché noi sappiamo che l'istituto della prescrizione è semplicemente, oggi come oggi, uno strumento del grande partito dell'impunità e non esiste, ripeto, nella stragrande maggioranza dei sistemi giuridici occidentali. E voglio fare un altro caso di riforma che non costerebbe nulla. Nell'ordinamento americano, credo che ormai lo sappiano tutti perché i telefilm americani ci fanno vedere una quantità di processi, esiste una norma, al di là dell'offesa alla Corte, una norma che si chiama ostruzione di giustizia. È il capitolo 18 della sezione, la sezione 1503 del capitolo 18 della legge penale americana. Leggo solo due righe di questa lunga sezione, che dice che chiunque metta in atto qualsiasi minaccia, lettera, comunicazione che influenzi, ostacoli o impedisca, o tenti di influenzare, ostacolare o impedire il corso della giustizia, eccetera, a secondo dei reati su cui cerca di influire, ostacolare o impedire il corso della giustizia, è una pena fino a 20 anni di carcere. Ecco, io
su Micromega in questi 33 anni di aver scritto non so quante volte nel corso degli anni perché non si inserisce questo articolo nella legislazione italiana. Cambierebbe radicalmente tutto. Con un articolo di questo genere, non nessuno, articolo di questo genere che alle volte vede imputati degli avvocati che cercano appunto di influenzare, ostacolare o impedire il corso della giustizia, articolo che va oltre la questione della falsa testimonianza, che esiste negli Stati Uniti e che è punita con una pena fino a 5 anni, ma con la possibilità dell'arresto immediato, cosa che c'era anche in Italia fino a una ventina d'anni fa e poi è venuta meno, ma che viene poi allargata attraverso questo articolo sulla costruzione di giustizia. Si dice qualcosa di profondamente significativo per il senso che deve avere la vita civile in un paese, perché mentre nel nostro ordinamento esiste per l'imputato il diritto di mentire, in altri ordinamenti è quella cosa non esiste. Esiste il diritto di rifiutarsi di rispondere, giustificando esplicitamente questo rifiuto col fatto che rispondendo la verità, perché alla verità si è tenuti, altrimenti si è spergiuri, che rispondendo a quella domanda ci si autoincriminerebbe. Ecco, anche qui io mi domando perché nel nostro siete al governo da quasi un anno, perché continua a esserci il diritto di mentire per un imputato? È un diritto assurdo, secondo me, è un diritto incivile, è una negazione del diritto. La falsa testimonianza, lo spergiuro in America viene utilizzato anche come deterrente per chi vuole commettere una quantità di imbrogli. Per esempio, nella dichiarazione dei redditi non solo vi sono delle pene per chi fa delle dichiarazioni infedeli e quindi cerca di evadere il fisco, pene molto serie, comprese le manette, ma in più, in molti stati, alla fine della dichiarazione vi è una dichiarazione supplementare, cioè il cittadino dichiara sotto giuramento che quanto ha dichiarato prima è veritiero. Per cui, se si scopre che non è veritiero, alle pene della legge fiscale si aggiunge immediatamente una pena di 5 anni per spergiuro. Ho fatto questi esempi per dire che esistono delle possibili riforme a costo zero, per le quali non ci vorrebbe nulla, che sono assolutamente razionali dal punto di vista del combattere il crimine, perché i crimini di corruzione e i crimini di criminalità organizzata si basano sul fatto fondamentalmente della mancanza di testimonianze, dell'omertà, della difficoltà di rompere questo sistema. Ecco, avrei potuto citare molte altre riforme che magari si ritengono più importanti. Queste sono banali, sono semplici, significa cambiare un articolo, cambierebbero radicalmente le possibilità per la magistratura e per le forze dell'ordine di contrastare in radice questi due fenomeni che, ripeto, se venissero davvero combattute, ci darebbero le risorse ogni anno equivalenti a 4 o 5 volte le famose manovre di fine d'anno. Passo ad altri due o tre argomenti sparsi nella speranza che poi di avere da parte sua le risposte più impegnative, perché io credo che
alcune cose il suo ministero ha fatto che non venivano fatte da decenni, ma ripeto, la situazione è così grave che se non si va in radice anche le cose buone fatte vengono riassorbite poi dalla capacità di chi delinque a trovare delle soluzioni. Come ho detto più volte Piercamillo Davigo, senza, poiché la politica non ha fatto poi quello che avrebbe potuto, la nostra azione come magistrati da Mani Pulite in poi in fondo ha solo avuto l'effetto darwiniano di far nascere dei ceppi di corrotti più resistenti perché più capaci. E allora le faccio due esempi. Uno è proprio un tema su cui Piercamillo Davigo è intervenuto moltissime volte: la questione dei gradi di giudizio e delle impugnazioni. Oggi noi abbiamo in teoria 3 gradi di giudizio, in realtà sono di più, ci sono i ricorsi alla Corte Europea e mi domando non se, ma perché non si riducono i gradi di giudizio a 2. Il giudizio di merito, il primo giudizio di merito, con cui si assolve e si condanna. Dopodiché, i casi eccezionali in cui o sono state fatte serie scorrettezze procedurali o sono venuti alla luce nuovi elementi rispetto al primo processo, e allora si fa un secondo grado che dovrebbe essere insieme qualcosa tra l'appello e la Cassazione. Che bisogno c'è di tutti questi gradi di giudizio? In che senso? Sembra quasi, da come si motivano poi queste cose, che il primo grado di giudizio sia meno sereno, che i giudici di primo grado siano meno attenti, altrimenti perché ripetere tale e quale, con le stesse prove, nulla di nuovo, un processo che è già stato fatto? Infine, un tema che affrontiamo anche in questo numero con un articolo di una psicanalista, una delle più importanti psicanaliste italiane, Simone Argentieri, anche a livello internazionale, che riguarda il tema del femminicidio. Nelle cronache degli ultimi mesi ci sono state almeno 4 occasioni in cui è venuto fuori che ci sono state delle pronunce di vari gradi giudizio, per cui si è tenuta conto della emotività dell'omicida, che ha portato a riduzioni consistenti di pene. Simone Argentieri, che ripeto, lavora con le emozioni, perché fa di mestiere un psicanalista, è uno degli psicanalisti italiani più apprezzati a livello internazionale, spiega in questo articolo il perché le leggi che contemplano questo fatto dovrebbero essere radicalmente cambiate. Oggi un passo avanti era stato fatto, quando io ero ragazzo esisteva addirittura il delitto d'onore, cioè il fatto che l'uomo, non la donna, l'uomo per la fortissima emozione di fronte a un tradimento, se ammazzava la moglie, se la cavava con pochissimi anni. Dei passi avanti giganteschi sono stati fatti, ma se ancora senza violare la legge ci sono dei magistrati che utilizzano dei paragrafi di
legge che consenta tutto ciò. Io credo che questa questione andrebbe affrontata radicalmente, compresa tutta la legislazione che riguarda la capacità di intendere e di volere, che troppe volte la parziale incapacità eccetera diventa una forma attraverso cui si garantiscono delle impunità che io credo andrebbero ridiscusse. Ripeto, non sono io, che non sono un addetto ai lavori, ad avanzare delle proposte di una certa radicalità, ma una delle persone più autorevoli tra gli addetti ai lavori, cioè la dottoressa Simona Argentieri. Ecco, io credo che le ho fatto solo alcuni pochi esempi puntuali. Si potrebbe discutere in questo numero, è tutto dedicato ai temi della giustizia. Io mi sono portato con me altri tre numeri di Micromega che negli ultimi 15 anni, a distanza di 7 anni, di 4 anni, hanno riaffrontato questi temi. Sono riforme facili e a costo zero. Riforme facili, naturalmente, se c'è la volontà politica e se c'è omogeneità tra le forze politiche nel governo. So che la maggior parte delle riforme possibili non sono nel vostro contratto di governo, e però io le chiedo, anche se non sono nel vostro contratto di governo, e poiché sono, io credo, quelle della giustizia, il discrimine e lo spartiacque più cruciale che c'è fra le due componenti oggi del governo, perché la parte politica di cui lei è autorevole esponente non articola giorno per giorno le sue proposte sui temi della giustizia che diano sostanza radicale a quella campagna elettorale fatta in nome di onestà, 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 che credo sia stata la promessa e la speranza fondamentale che vi hanno portato a avere un terzo degli italiani che vi hanno votato e che vi stanno portando via ogni giorno fette importanti, ahimè, di consensi.